No, venivamo da un'annata difficile, da un'annata particolare, quella della Serie A. E c'era una situazione che era particolare. Magari neanch'io non mi sentivo magari più importante come magari lo ero stato negli anni passati. C'entrava anche il rapporto con Zeman. Ma no, ma il mister c'ha un rapporto tutto suo strano. E con il suo atteggiamento mi faceva capire che non sarei stato magari quello di prima, nel senso, ma è perché forse anche perché il suo metodo di fare. Quando poi il Pescara si è rifatto avanti, tu non ci hai pensato su due volte. Sì, ma ti dico, già negli ultimi mesi, quando vedevo anche le partite del Pescara, così poi con l'arrivo di Mister Pillon, avevo molta voglia di ritornare, come c'avevo anche prima, quindi appena c'è stata la possibilità ho fatto di tutto e devo veramente ringraziare il presidente del Benevento perché nonostante magari avendo fatto un investimento di un anno fa lasciarmi andare via e accontentarmi penso non è da tutti, quindi lo devo solo ringraziare. Hai speso belle parole anche su Brugman e Fiorillo. L'argomento è la fascia di capitano, perché sei andato via da capitano, ora hai ritrovato un capitano e un vice. Infatti sono anche molto contento di ritrovare loro due, veramente spero che Gas rimanga perché è un valore aggiunto per quanto riguarda la fascia è giusto e sono veramente contento che ce l'abbia Gas e io vorrei dare il mio apporto come magari lo facevo anche quando stavo qua da capitano per dare una mano. Pescara, che dimensione si può ritagliare? La Serie B è un campionato strano, difficile ed equilibrato, magari basta poco per far bene, basta poco anche per trovarsi magari in delle brutte zone, lo dimostra il campionato dell'anno scorso. Penso che quest'anno si stia lavorando veramente bene, c'è un ottimo gruppo fatto di bravi ragazzi veramente che hanno voglia e penso anche la società si sia mossa bene sul mercato.